arresti per spaccio sono il bilancio di un blitz antidroga effettuato dai carabinieri a San Cristoforo, denunciato anche un genitore esagitato. A Cireale festeggia la traslazione delle reliquie di Santa Venera, diretta a TV dei momenti salienti. Edilizia scolastica, passi avanti nell'iter per la ricostruzione della nuova scuola di Piano d'Api. Informazione di TG Reporter News, benvenuti a questo nostro appuntamento che apriamo con la cronaca. Parliamo del blitz antidroga che è stato effettuato a Catania. Tre pusher di 29, 19, 18 anni sono stati arrestati in un'abitazione di via Plebiscito, divenuta trafficato centro di spaccio. Denunciato anche il padre di uno degli arrestati, che in preda alla rabbia ha distrutto uno specchio all'esterno della caserma dei carabinieri. Sentiamo. La furia devastatrice di un genitore a suggello dello smantellamento di un piccolo ma fiorente smercio di stupefacenti. Nuovo giro di vite dei carabinieri del comando provinciale di Catania nelle azioni di contrasto all'illegalità diffusa, in particolare al traffico di droga. L'azione, messa a segno dai militari del nucleo operativo Compagnia di Piazza Dante, con l'ausilio dei colleghi del nucleo Cinofri di Nicolosi, ha portato a tre arresti in via Plebiscito. Una palazzina come tante, ma interessata da un insolito andirivieni di persone ad aver attirato l'attenzione delle forze dell'ordine. Un copione già visto in altre piazze di spaccio è confermato dal fermo di alcune persone all'uscita della palazzina, trovate in possesso di piccole dosi di crack, cocaina, marijuana e hashish. Immediata dunque l'irruzione all'interno della palazzina con l'individuazione dell'abitazione sospetta e l'arresto dei pusher, tre giovani rispettivamente di 29, 19 e 18 anni. La perquisizione dell'immobile ha portato al reperimento di dosi di marijuana e hashish, un bilancino digitale di precisione e banconote di vario taglio per un ammontare di 250 euro provenienti dallo spaccio. Poco dopo l'arresto, un epilogo con tanto di violenza urbana. Come emerso da immagini del sistema di videosorveglianza, il padre di uno dei pusher, catanese pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, ha preso d'assalto l'esterno della caserma dei carabinieri, scagliandosi contro uno specchio parabolico e distruggendolo completamente. L'uomo è stato denunciato per danneggiamento aggravato. Restiamo a Catania, dove la polizia ha arrestato il titolare di un bed and breakfast ubicato nel quartiere San Cristoforo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ha denunciato altre due persone per lo stesso reato. Gli agenti sono arrivati al B&B fermando un giovane siracusano che si aggirava per le strade del quartiere effettuando manovre pericolose. All'interno del veicolo ho ritrovato uno spinello di marijuana ancora acceso. Gli agenti hanno quindi scoperto che il giovane si era rifornito presso un bed and breakfast ubicato nelle vicinanze. Il locale è stato controllato. Il titolare, un 24enne di Catania, ha spontaneamente consegnato ai poliziotti 7 involucri di cocaina, ognuno del peso di circa 2,5 grammi, già confezionati e pronti per essere smerciati. La successiva perquisizione ha consentito agli agenti della Polizia di Stato di rinvenire all'interno di un trolley altri 10 grammi di sostanza stupefacente. Il titolare del B&B è stato dunque arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli gli agenti hanno individuato due acquirenti trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente che sono stati segnalati alla prefettura quali assuntori. Denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio anche un 29enne catanese trovato in possesso di droga. Parliamo adesso della Guardia di Finanza. 1,5 chili di hashish sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Messina durante un controllo ai mezzi in transito sullo stretto. Arrestato il corriere di nazionalità straniera. Aveva nascosto la droga all'interno di un trolley, ma il fiuto del cane antidroga Urban è riuscito ad individuare la sostanza stupefacente e a far arrestare il corriere di nazionalità straniera incaricato del trasporto. Ad eseguire l'arresto, i finanzieri del Comando Provinciale di Messina nel corso di ordinari controlli ai mezzi sullo stretto. All'apertura del trolley, i militari hanno trovato ben 15 panetti di hashish da circa 100 grammi ciascuno, riportanti l'etichetta Coco, ben nascosti in tre involucri avvolti da più strati di celofan per cercare di contenere il forte odore. Piccoli accorgimenti adottati dal corriere per sfuggire ai controlli che non sono valsi a nulla, in quanto a far fermare il mezzo è stato il fiuto del cane antidroga.
Arresto in flagranza per il Corriere con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Controlli ordinari che le Fiamme Gialle eseguono i mezzi in transito sullo stretto per contrastare un fenomeno criminale che alimenta in termini economici le locali organizzazioni criminali che gestiscono quantitativi di droga ben più rilevanti e dove il comprensorio messinese si conferma essere porta d'ingresso della droga sull'isola, nonché punto strategico per il transito e il traffico di ingenti quantità di narcotico. Emergono nuovi dettagli in merito all'aggressione consumatasi la scorsa settimana da Cireale ai danni degli impiegati del centro per l'impiego di via Maddem. Secondo quanto si apprende, un 62enne acese disoccupato e già noto alle forze dell'ordine sarebbe andato in escandescenza a seguito dello spostamento di un appuntamento per l'erogazione del reddito di cittadinanza ed estratto un coltello dalla borsa, avrebbe prima minacciato l'impiegato che l'aveva respinto e poi gli altri accorsi in aiuto del collega. Nel parapiglia uno degli impiegati sarebbe riuscito da una postazione defilata a chiamare i carabinieri. L'uomo si sarebbe quindi dato alla fuga. Grazie alle dichiarazioni dei testimoni e l'esame del materiale di videosorveglianza, i militari del nucleo radiomobile della compagnia di Acireale sono riusciti ad individuare e rintracciare l'aggressore, trovandolo ancora in possesso del coltello nascosto in una borsa a tracolla. L'arma della lunghezza di 22 cm è stata sequestrata e l'uomo denunciato per minaccia aggravata dall'uso delle armi all'autorità giudiziaria. Ancora cronaca, la polizia ha rintracciato a Catania il ragazzo che si era reso responsabile di una serie di violazioni al codice della strada commesse alla guida di un motociclo in Viale Tempio e via Colombo. Manovre pericolose che sono state al centro di un video diffuso sui social network diventato virale nel giro di poche ore. Gli agenti sono riusciti a risalire alla proprietaria del motociclo e quindi all'autore della bravata, ossia il figlio 17enne. I due hanno ammesso le proprie responsabilità mostrando ai poliziotti lo scooter utilizzato per compiere la bravata, danneggiato a causa di un incidente accaduto in seguito. La donna è stata multata e lo scooter è stato sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni. Furti alla zona industriale di Catania, tre ladri sono stati arrestati dalla polizia. Per monitorare i loro movimenti sono stati utilizzati anche dei dispositivi di localizzazione GPS ed analisi di immagini tratte da vari sistemi di videosorveglianza presenti nell'area. 4 i furti accertati, contestati al 21enne Cristian Crisafulli, al 25enne Giuseppe Marsengo e al 40enne Alessandro Reina. Colpo di scena sulla vicenda che vede protagonista l'imprenditore catanese Vincenzo Guglielmino. Il Tribunale del Riesame infatti ha deciso per il nessun sequestro di beni nei confronti dell'imprenditore 61enne che a fine ottobre era stato eseguito dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania secondo decreto preventivo emesso dal GIP per evasione di imposte sui redditi ed IVA. Nessuna evasione da 1 milione di euro, i numeri delle violazioni erano tutti al di sotto della soglia di punibilità penale, scrive in una nota l'avvocato dell'imprenditore Salvatore Cannata. Come accertato dall'Agenzia delle Entrate, per 2 annualità andava riconosciuta in detrazione l'IVA relativa agli acquisti che invece la Guardia di Finanza non aveva ritenuto di calcolare. Pertanto, restituiti tutti i beni all'imprenditore, il dissequestro delle quote sociali e disponibilità finanziarie dell'impresa GESA SRL e degli altri beni finiti nella misura reale. Si è insediato il nuovo vicario della Questura di Catania e il primo dirigente della Polizia di Stato, Giuseppe Anzalone. Ad accoglierlo nella mattinata di ieri è stato il Questore di Catania, Giuseppe Bellassai. Tra le operazioni portate a compimento da Anzalone, il sequestro di alcune famiglie appartenenti alla 'ndrangheta di ingenti patrimoni. Dopo anni vissuti fuori Sicilia, nel 2000 torna nella sua città, la Questura di Messina, dove gli sono stati affidati diversi incarichi. Nel 2019 al 2020 è stato nominato capo gabinetto della Questura di Siracusa, assumendo poi nel 2020 l'incarico di vicario del Questore di Enna. E con questa notizia chiudiamo la prima parte del nostro telegiornale, a tra poco con le altre notizie.
Premio Internazionale di Giornalismo Maria Grazia Cutuli, 19ª edizione. Sabato 18 novembre al Cineteatro Eliseo di Santa Venerina e in diretta su Etna Channel, canale 199 in tutta la Sicilia. Condurrà la serata la giornalista Laura Bonasera con il coordinamento di Francesco Faranda. Saranno premiati la giornalista russa Marina Ovsjarnikova, l'inviata della RAI Veronica Fernandez e il collaboratore di Repubblica Palermo Tullio Filippone. Interverrà Antonio Ferrari, editorialista del Corriere della Sera. Premio Internazionale di Giornalismo Maria Grazia Cutuli. Sabato 18 novembre dalle 18 in diretta dal Cineteatro Eliseo su Etna Channel. A prima vista siamo persone normali. Viaggiamo, discutiamo, ci divertiamo, amiamo, ma chi vuole guardare bene? Scopre che abbiamo una visione speciale. Siamo gli ottici optometristi OXO. O come ci chiamano i nostri clienti, i professionisti dello sguardo. Tu marchio ottica e fotografia. Corso Italia 18 A e B a Cireale. Sara Skill. Opel a Catania è G-Auto. Scegli la tua. Vieni a scoprire quanti vantaggi e garanzie può offrirti la concessionaria. Assistenza sempre e su tutto. Consigli utili nella scelta dell'autovettura su una gamma completa. Valutazione di opportunità sui consumi. Concessionaria Opel a Catania in via Vitaliano Brancati 25. A Riposto sulla strada statale 114 chilometro 70-78. Meglio Opel. Dottoressa, cosa mi consiglia per il mio mal di testa frequente? Dottore, esiste un farmaco equivalente che costi meno ma altrettanto efficace? Mi sono trovata molto bene con la crema che mi ha consigliato. Prendo tutti questi farmaci. Mi fanno male, dottore? Farmacia in Pellizzeri. Sentiamo con gli occhi, vediamo con le orecchie, consigliamo con il cuore. Uno staff che lavora con passione e professionalità sempre a tua disposizione. Banco etico, reparto cosmesi, reparto celiachia e alimentazione speciale, consulenza nutrizionale e sportiva, consulenza psicologica. Ti aspettiamo con il sorriso in via Giovanni Verga 47 ad Acireale. Perché la più alta d'Europa? Cioè, dopo di voi chi c'è? Dopo di noi, allora, c'è Amsterdam, che è costruito su un grattacielo di 100 metri, alto 3-4 metri per capirci, e questo è 16. E invece la profondità nostra è 300. Se tu ti lanci da 16 metri, vedi anche il mare. Qui siamo in una zona veramente incredibile, perché c'è lo zip line qua, no? Qui a 100 metri, e le due strutture insieme danno vita a uno dei primi parchi adrenalinici in Europa. Allora, sei arrivata all'edizione 2023, cioè la sesta, mi pare, no? No, dove essere la sesta, purtroppo è la quinta, perché se tu ti ricordi, dopo che abbiamo fatto il 2019 ci fu la pandemia, questo premio si chiama Civitas Europa e ho organizzato la testata giornalistica Sicilia Occidente. Non ho mai sentito, perché abbiamo avuto sempre eccellenze. Su Etna Channel tutto in di Franco Perdichizzi, sabato e domenica ore 21:20, canale 199 in tutta la Sicilia. Ad Acireale, festa della traslazione delle reliquie di Santa Venera. Seguiamo allora i momenti significativi della giornata di oggi, tra i quali la deposizione di una corona d'alloro in ricordo delle vittime del bombardamento del 1941 in via Atanasia. Thank you.
Oggi Acireale festeggia Santa Venera nella cosiddetta festa d'inverno che ricorda la traslazione, il 14 novembre di un anno del IV secolo, del corpo di Santa Venera da Ascoli Piceno a Roma. Il 14 novembre è anche la data della traslazione di alcune reliquie della Santa Patrona nel 1652 dalla chiesa di Gesù e Maria, dove erano custodite alla cattedrale. Inoltre, in questo giorno del 1941, durante la Seconda Guerra Mondiale, per 2 ore aerei britannici sorvolarono Acireale, lanciando bombe e provocando 21 morti e 29 feriti. Poteva essere una strage che, grazie a Santa Venera, è stata limitata. A ricordare quel miracolo, questa mattina, dopo la traslazione del busto reliquiario della martire sull'altare maggiore, in via Tanasia è stata depositata una corona di alloro sulla targa che ricorda le vittime di quel tragico bombardamento del 1941. Alle 18.15 questa emittente proporrà la diretta della festa con il solenne pontificale presieduto dal cardinale Paolo Romeo, arcivescovo emerito di Palermo. All'offertorio il sindaco di Piedemonte Etneo offrirà l'olio per la lampada votiva che arde durante l'anno nella cappella della Santa Patrona. Al termine del pontificale, il busto reliquiario di Santa Venere e l'argenteo scrigno contenente le sacre reliquie, precedute dai cerei, saranno condotti a spalla in processione in piazza Duomo e in piazza Leonardo Vigo da Via Davì. Dinanzi al palazzo di città ci sarà un momento commemorativo da parte della municipalità cittadina e il cappellano della Reale Cappella di Santa Venere, Don Mario Fresta, reciterà la preghiera alla Santa. Seguirà uno spettacolo pirotecnico e il rientro nella Basilica Cattedrale con la reposizione del busto reliquiario nella Reale Cappella. Adesso la politica, parliamo della seduta di Consiglio Comunale che si è svolta ieri sera ad Acireale. All'ordine del giorno interrogazioni ed interpellanze. A tenere banco ancora la sicurezza stradale, ma non sono mancate polemiche sulla ricerca di volontari da parte della Fondazione del Carnevale. Mozioni, interrogazioni e interpellanze all'ordine del giorno della seduta consiliare che si è svolta ieri sera ad Acireale. Tra le interrogazioni poste dai consiglieri all'amministrazione Barbagallo, il ridimensionamento scolastico, ampiamente da noi sviscerato nei giorni scorsi, ma non sono mancate le polemiche sul bando messo a punto dalla Fondazione del Carnevale per ricercare volontari disposti a coadiuvare le attività che a breve verranno messe sul piatto dalla Fondazione stessa. A sollevare l'argomento il consigliere Matteo Sapienza, che ha espresso disapprovazione sull'aspetto gratuito delle attività svolte dai futuri volontari e sulla possibilità di incidenti di percorso che di fatto potrebbero ricadere sul bilancio comunale, così come ribadito anche dai consiglieri Giuseppe Ferlito e Fabio Mangiagli, che ha chiesto invece di creare una vera e propria classe di professionisti, vista l'importanza della manifestazione e la possibilità di dibattere l'argomento in una seduta dedicata insieme al presidente della fondazione Nando Ardita. E a proposito di manifestazioni, un altro argomento portato in aula è stato quello dell'organizzazione del Natale in città. L'amministrazione è stata interrogata sulle modalità e sui bandi messi a punto per la creazione di mercatini, scenografie in piazza e le luminarie. Spazio poi alla sicurezza stradale, tanti gli interventi in aula sulla mancanza di segnaletica e strisce pedonali in via Salvatore Vigo, come ha sottolineato il consigliere Orazio Fazio, la riattivazione del semaforo pedonale in Corso Italia da parte del consigliere Francesco Fichera, che ha anche chiesto lumi sul destino della Sogip. A riguardo il primo cittadino, Roberto Barbagallo, si è detto già pronto ad avviare una commissione per studiare attentamente i bilanci e continuare gli approfondimenti del caso. Sisma del 2018, passo in avanti ad Acireale verso l'affidamento dei lavori per la costruzione del nuovo edificio scolastico nella frazione di Piano d'Api. Primo importante passaggio portato a termine oggi ad Acireale verso la riedificazione di un nuovo edificio scolastico nella frazione di Piano d'Api. L'immobile, come si ricorderà, venne reso inagibile dal sisma del dicembre 2018. La nuova scuola è stata finanziata dalla Protezione Civile con 1 milione di euro nell'ambito del piano per il ritorno alla normalità. Sorgerà in un lotto di terreno fra le vie Ispica e Merì, con 8 mesi il tempo previsto per lo svolgimento dei lavori, senza considerare le giornate festive. Il progetto è stato redatto dall'architetto Carla Sorrentino.
Il circa centinaio di alunni della scuola dell'infanzia e primaria facente parte dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII da allora sono stati trasferiti nei locali parrocchiali di San Cosmo. Oggi si è conclusa l'indagine pubblica di mercato per l'espletamento della procedura negoziata al fine di raccogliere manifestazioni di interesse da parte degli operatori interessati a prendere parte alla successiva fase di gara per l'affidamento dei lavori con importo stimato per un ammontare di quasi 800.000 euro. In considerazione della previsione di molte adesioni, per evitare tempi abbastanza lunghi nell'esaminare la commissione e le diverse documentazioni di gara, si andrà così ad adottare un iter più snello previsto dalle normative vigenti in quanto il tutto rientra nell'ambito degli interventi emergenziali connessi al sisma. La nuova procedura che fra breve prenderà il via prevede in tal modo possibili opzioni nell'iter, ciò sulla base delle adesioni riscontrate in questa tornata dovendo esprimere un'offerta al ribasso. Qualora le manifestazioni siano in numero superiore a 5, la stazione appaltante procederà alla selezione, mediante sorteggio casuale, tramite la piattaforma elettronica di 10 operatori in lizza. Già si è provveduto ad affidare l'incarico per la demolizione dell'edificio di via Cefalù, ad occuparsene sarà un'impresa di Acicatena. A Biancavilla l'omaggio alla memoria del maresciallo Massimiliano Bruno, uno dei carabinieri morti nell'attentato di Nassiriya del 2003. Presente anche il nuovo comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Salvatore Altavilla. Sono passati 20 anni da quella strage, ma la memoria resta sempre viva e come ogni anno Biancavilla ha voluto ricordare il maresciallo Massimiliano Bruno, uno dei caduti a Nassiriya in Iraq nell'attentato terroristico del 12 novembre del 2003. Massimiliano Bruno, venuto a mancare all'età di 40 anni, sepolto nella cappella comunale del civico cimitero biancavillese, fra il 1987 e il 1988, all'età di 24 anni, prestò servizio nella stazione dei carabinieri di Biancavilla, allora comandata dal compianto maresciallo Salvatore Barone. Stamani sono stati i vertici dell'arma a rendere omaggio al militare eroe, con in testa il nuovo comandante provinciale colonnello Salvatore Altavilla, il comandante della compagnia di Paternò, capitano Gianmauro Cipolletta, e il comandante della locale stazione maresciallo Francesco De Giovanni. Presenti anche l'assessore Vincenzo Randazzo a nome dell'amministrazione comunale, Luigi D'Asoro, presidente del consiglio comunale, accompagnato dal consigliere Francesco Battiato, una rappresentanza della locale associazione nazionale carabinieri, della polizia locale diretta dal comandante maggiore Vincenzo Lanaia e una rappresentanza di alunni dell'istituto comprensivo Antonio Bruno, accompagnata fra le altre anche dall'insegnante Giuseppina Barone, figlia proprio del compianto maresciallo Barone, che come detto è stato il comandante di Massimiliano Bruno. Dopo la deposizione dell'omaggio floreale, la preghiera del carabiniere, la lettura di alcuni messaggi preparati dagli alunni e un breve discorso da parte del comandante provinciale, che si è rivolto soprattutto ai ragazzi, a proferire un messaggio ai presenti, guidare un momento di preghiera e ad impartire la benedizione finale è stato il vicario parrocchiale della Chiesa Madre Don Alfio Sarvà. Una cerimonia commemorativa semplice, ma come sempre carica di emozioni e di significato. È un momento importante perché viene ricordata una persona che muore nell'adempimento del proprio dovere. L'amministrazione Bonanno non può che ricordare questo carabiniere che assieme ad altri 12 e a 5 militari dell'esercito e a 2 civili hanno lasciato la vita in un vilissimo attentato a Nassiriya in Iraq. Per noi è una giornata importante, perché ovviamente il 12 novembre, ovviamente posticipata ad oggi, è la data del ricordo con la quale viene ricordata in realtà la morte di tutti i militari e civili italiani nelle operazioni internazionali di pace. Ma per noi del territorio è chiaramente una data che si riconnette, soprattutto per noi carabinieri, a un evento triste che ha segnato un po' la nostra generazione, un po' per tutti. L'evento è la strage di Nassiriya, quando il 12 novembre 2003 un'autobomba uccise 19 italiani, tra cui ben 12 carabinieri. Tra questi carabinieri c'erano alcuni della provincia di Catania, uno di questi era di qui in realtà, era di Bologna, però poi
poi si era sposato nella zona e quindi possiamo considerarlo uno del nostro territorio, e aveva prestato servizio tanti anni a Biancavilla, e quindi il ricordo di oggi che i cittadini di Biancavilla, l'Arma dei Carabinieri, l'amministrazione comunale ha voluto rendergli è un po' il ricordo di sicuramente di tutti i caduti, ma anche il ricordo di una persona che ha dato tanto al territorio e che purtroppo è tragicamente scomparsa in un evento che ha cambiato un po' la storia anche delle missioni internazionali di pace e per certi versi anche della concezione dello Stato, perché da quel momento probabilmente è nato un movimento di unione attorno a valori che per certi versi il tempo di pace aveva portato a diminuire. Quindi è un evento importante, insomma sono contento oggi di poterlo anche ricordare con le scuole che rappresentano il nostro futuro, e quindi il ricordo potrà prolungarsi nel tempo. Ci fermiamo adesso per un'altra pausa, a tra poco con la terza parte del nostro telegiornale. Ivana e il suo salotto. Novità, gossip, approfondimenti, di tutto e di più. Ne parliamo nel salotto di Ivana tutti i giovedì alle 21.25, sabato alle 19 e domenica al termine di diretta allo stadio alle 17 circa. ACI Basket Acireale, la storia del basket. Galatea Pattinaggio, da 62 anni ad Acireale. Corsi di pattinaggio, corsa, artistico, freestyle. Dal 1 settembre sono aperte le iscrizioni per la stagione sportiva 2023-2024. Per iscriverti ad ACI Basket ci trovi in palestra presso il Liceo Scientifico Archimede tutti i martedì e giovedì. Puoi chiamare al 347 88 16 796. Per iscriverti alla Galatea Pattinaggio ci trovi in palestra presso l'Istituto San Luigi tutti i lunedì, mercoledì, sabato. Puoi chiamare al 347 54 20 109. Control Tech, professionisti al servizio delle professioni. Informatica e grafica in un solo posto. Assistenza PC e stampanti, riparazione e vendita accessori informatici, risme di carta, cartucce e toner originali ed ecocompatibili a prezzi imbattibili. Da Control Tech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Control Tech, elaborazione grafiche, loghi e stampe di ogni tipo e su qualsiasi supporto. Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento da lavoro e scolastico personalizzati, inviti e partecipazioni, timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Control Tech è ad ACI Sant'Antonio in via Vittorio Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori. Centro Analisi Murabito. Dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6.30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56Q2, a Cireale. Da Garozzo SRL, rivenditore Renault e Dacia, sappiamo come consigliarti. Ti offriamo le migliori promozioni del momento e una gamma di modelli all'insegna dell'innovazione, del piacere della guida e dell'efficienza dei consumi. Se hai scelto Renault o Dacia, il rivenditore autorizzato è Garozzo SRL. Assistenza tecnica con personale qualificato. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia, ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per info 095 765 1805. Autoriparatori di fiducia, da sempre. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo, del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando.
A Nicolosi un'opera ambiziosa potrebbe a breve vedere la luce. Durante l'ultima seduta di Consiglio Comunale è stata votata all'unanimità l'inserimento nel programma triennale di opere pubbliche del progetto di realizzazione della ciclovia Cuore dell'Etna. Un consiglio turbolento ma produttivo. Queste le parole con cui il consigliere comunale, nonché ex sindaco di Nicolosi, Nino Borzì, ha salutato durante l'ultima seduta del civico consesso nicolosita l'inserimento nel programma triennale di opere pubbliche della ciclovia Cuore dell'Etna. Un progetto, quello presentato all'opposizione consiliare, di cui Borzì è capogruppo, nato sulla scia della sempre maggiore importanza assunta dai percorsi ciclopedonali in aree di grande interesse naturalistico e da sempre meta di turismo, quale il paese pedemontano. E ormai il turismo green, il turismo lento, sta prendendo sempre più piede e non si vede come non possa essere un turismo che possa interessare il nostro territorio. A maggior ragione che abbiamo un patrimonio ambientale di notevole pregio e di notevole valore. Valorizzare altre aree, valorizzare altri ambienti sicuramente farà in modo che i turisti che vengono a Nicolosi potranno sia accedere alle quote sommitali ma potranno anche apprezzare altri aspetti del nostro territorio. Vari i punti che l'ambizioso progetto si propone di attuare, a partire dallo scopo principe della rivalorizzazione dell'area nord del centro abitato, dal rifacimento del manto stradale delle vie Montarello e Altarello con la realizzazione di una pista ciclabile protetta, alla realizzazione di un centro di fruizione turistica, stazione d'incontro per i ciclisti, nell'ampio spartitraffico denominato Piazza delle Stelle, fino alla summenzionata valorizzazione delle bellezze naturalistiche locali. La zona super giù è della zona della Cava Asero, dove c'è un patrimonio ambientale di notevole pregio e tende a valorizzare anche alcuni punti storicamente importanti per il nostro paese, quale ad esempio la Caseddazza, che era un punto di ristoro per tutti i grandi viaggiatori che passavano da Nicolosi per salire alle quote sommitali del vulcano. Quindi un progetto che tende veramente a recuperare quelle che sono le aree a nord del centro abitato che in questo momento purtroppo soffrono di abbandono dei rifiuti e sono particolarmente in stato di abbandono. E parliamo adesso del progetto Living Lab, il connubio tra modernità e storia nell'artigianato, al via gli incontri di novembre. Al via da questo pomeriggio ad Acireale il ciclo di eventi conclusivi che hanno visto protagonista la CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Catania, tra i partner del Living Lab Terre di Aci. La strategia è quella di mettere in campo, applicare e dare forma alle politiche europee finalizzate allo sviluppo locale, contaminandosi ogni giorno con le opportunità connesse alla transizione digitale ed ecologica. Le progettualità connesse a Botteghe 4.0, proposta da CNA attraverso il proprio Digital Innovation Hub al GAL Terre di Aci, ha spiegato il vicepresidente provinciale Davide Trovato, nella fase di manifestazione di interesse alla partecipazione al progetto Living Lab trovano sbocco in una serie di appuntamenti che vertono sulla gestione dell'impresa da remoto, nonché dalla possibilità di utilizzare tecnologie come la stampa 3D in tale direzione. Il primo, come detto questo pomeriggio alle 17, su sicurezza e gestione dell'impresa da remoto, e poi in occasione dell'evento conclusivo che si terrà il 27 novembre, si tireranno le fila del progetto Bottega 4.0 nel quadro dell'artigianato digitale. Un'esperienza interattiva incentrata su Acireale, la sua storia, il suo carnevale. È stato presentato ieri al Cinema Multisala Margherita il videogioco Giù la maschera, realizzato dai ragazzi dell'Istituto Comprensivo Vigo Fuccio La Spina. Il gioco nasce a coronamento del PON Acireale in gioco, rientrante nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, gestito in partenariato tra gli altri con la Fondazione Carnevale Acireale. Un progetto dedicato all'educazione audiovisiva con uno sguardo approfondito nel mondo del gaming, passato dalle fasi di apprendimento delle tecniche di storytelling allo studio e attuazione delle tecniche e strumenti per la creazione di un videogame. 30 alunni, con l'ausilio di esperti, giornalisti e videomaker, hanno contribuito al risultato finale, raccontando la storia di Acireale del suo carnevale, partendo dalla realizzazione di un videoclip e occupandosi direttamente delle fasi di produzione, riprese, montaggio e post-produzione, dando vita ad un'esperienza interattiva che permetterà una full immersion nella storia e nella bellezza della città.
Nell'ambito dei corsi promossi da Cireale dall'Università Popolare Giuseppe Cristaldi sono in programma tre incontri riguardanti il benessere fisico, incontri che saranno tenuti presso l'Istituto San Luigi di Cireale con ingresso da Piazza Monsignor Pennisi Alessi 3 dalla dottoressa Rosa Barbagallo, medico psichiatra e psicoterapeuta. Il calendario prevede il primo incontro nella giornata di oggi con inizio alle 17:30 sul tema stress, energia positiva o negativa. Il secondo incontro invece si svolgerà martedì prossimo, martedì 21 novembre, sempre con inizio alle 17:30 sul tema i meccanismi dell'ansia. A chiudere il ciclo di incontri, quello in programma martedì 28 novembre sul tema le porte chiuse, sempre con inizio alle 17:30. Passiamo invece allo sport, un riassunto dell'ultima giornata di campionato di Serie D con i gol segnati. Il turno di sosta del Trapani ha favorito la formazione di un gruppone di tre squadre in vetta al girone I di Serie D. Gli Amaranto vengono infatti raggiunti sia dalla Vibonese, che impone lo 0-0 in casa della LFA Reggio Calabria, sia dal Siracusa, che batte 2-0 il Sant'Agata. La sblocca nella ripresa il capocannoniere Alma, facile tapinna a porta vuota, il raddoppio porta la firma di Arcidiacono, che chiude un veloce triangolo con Maggio. Dietro le prime, alla distanza siderale di 10 punti, c'è il Licata, da solo nonostante il turno di sosta, perché l'Acragas esce battuto dalla Tana dell'Igea Virtus grazie alla rete di Longo allo scoccare del 90°. Si sgomita invece in coda, dove fanno tutte punti tranne il San Luca, superato 2-0 dal Ragusa nell'anticipo di sabato. I gol Iblei tutti nel finale, prima con Garufo, complice anche una deviazione di testa di un difensore giallorosso, poi completa l'opera il pallonetto in contropiede di Romano. Vincono Locri e Portici, calabresi in rimonta 2-1 sul Canicattì, passati in vantaggio per primo dopo 3 minuti con Sidibe, veloce e reattivo a sfruttare l'errato passaggio della difesa di casa. Pareggia però prima dell'intervallo Marsico, con una zampata dal limite dell'area piccola. Lo stesso Marsico raddoppia nella ripresa su calcio di rigore. Al Portici basta invece l'inzuccata di Riccio al 19° della ripresa per mandare battuto alla Gioiese. Fa punti anche la San Cataldese, che si mantiene a distanza dalla zona retrocessione grazie allo 0-0 casalingo rimediato contro il Real Casalnuovo. E chiudiamo adesso dando uno sguardo alle previsioni meteo per la giornata di domani. Sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, le temperature registreranno valori compresi tra i 17 e i 25 gradi, venti deboli in mare poco mosso. È tutto per questa edizione. Prossimo appuntamento con l'informazione di TG Reporter News domani a partire dalle 13:40. Grazie per essere stati con noi.